tecnologia ha una doppia faccia in questo contesto, no? Da una parte può in qualche modo penalizzare le attività che invece devono per forza essere fisiche e quindi che non possono basarsi sul virtuale, sul tecnologico. Dall'altra parte però può aiutare anche a trovare nuovi spunti, no? Quindi in questo momento, che ancora non è terminato, quello appunto legato alla pandemia, però occorre forse fare una valutazione dei pro e contro della tecnologia. E allora io ho chiamato un collega del giornale, responsabile di stile proprio il magazine del giornale, Marco Lombardo. Marco, buongiorno, grazie per essere qui. Buongiorno, buongiorno a voi, eccoci. Eccoci, allora Marco, la premessa è molto ampia, no? Riguarda il tema della povertà che abbiamo avuto modo di analizzare oggi, ma insomma è un tema che purtroppo ci porteremo appresso ancora un po', però adesso la vogliamo vedere un po' in chiave costruttiva. Non so se hai sentito quello che ho detto, la tecnologia che in questo momento ha una doppia faccia, no? Da una parte che va a penalizzare le attività più fisiche perché tutto è diventato più virtuale, più tecnologico, dall'altra parte però che può dare spunti ulteriori a chi magari deve reinventarsi, a chi deve far fronte a un momento in cui le attività sono penalizzate. Allora, qual è la tua view in generale su questo aspetto? Come la tecnologia si inserisce in un contesto sociale come quello che stiamo vivendo oggi? Ma, sai, innanzitutto c'è da dire una cosa, noi siamo nel mezzo di una grande rivoluzione, no? Il parallelo che si fa è il paragone con la rivoluzione industriale. La differenza è che la rivoluzione industriale ha portato avanti i suoi effetti per quasi un secolo, mentre la rivoluzione tecnologica praticamente è in movimento da poco più di 10 anni, possiamo definire un vero passaggio in avanti quando è stato inventato lo smartphone, no? Quando è uscito il primo iPhone. Ed è sempre più violenta perché ovviamente con l'arrivo, ad esempio, dell'intelligenza artificiale, la tecnologia sta entrando in tutti i settori della nostra vita. Cosa fare dunque? È chiaro che l'emergenza, il Covid, la pandemia ha dato un'ulteriore accelerazione a tutto questo. Se noi pensiamo a quante cose stiamo facendo anche in questo momento, grazie alla tecnologia, no? Abbiamo la possibilità di arrivare nelle case di chi ci sta guardando, abbiamo avuto la possibilità di far studiare i nostri figli, abbiamo avuto la possibilità di fare tante cose che prima si facevano in altro modo. Ora è chiaro che a questo punto noi dobbiamo utilizzare la tecnologia come opportunità, no? Deve essere l'opportunità per quello che faremo in futuro. Sicuramente le macchine saranno sempre più performanti, saranno sempre più autonome, dovranno però essere sempre più guidate dall'uomo, perché noi dobbiamo dimenticarci quando si parla, ad esempio, di intelligenza artificiale, che c'è sempre un programmatore dietro, quindi la Sì, macchina fa sì. ciò che il calcolo dice. E soprattutto, proprio visto che tu parlavi prima di povertà, in realtà è il grande momento della riqualificazione, della formazione. È chiaro che nei prossimi mesi ci saranno dei momenti anche drammatici, ad esempio molte persone purtroppo rischiano di perdere il lavoro, ma è anche vero che la tecnologia oggi ti dà la possibilità di riqualificarti e di entrare in un mondo del lavoro che sarà inevitabilmente diverso. Ecco, viene da sé, assolutamente, viene da sé che le competenze, no, cambiano, e bisogna portare avanti parallelamente tutto quello che è la formazione, Marco. Secondo te, stiamo sfruttando bene, il tempo a nostra disposizione? Lo dico, insomma, in modo un po' amaro perché chiaramente ci sono tante preoccupazioni in questo momento, però bisogna fare un po' di necessità virtù, come si suol dire. Ma sai, innanzitutto c'è da dire che stiamo vivendo un periodo che è talmente lungo che è stancante, cioè quello che magari abbiamo affrontato all'inizio con, diciamo, più entusiasmo, tra virgolette, ovviamente nella situazione altamente drammatica che abbiamo vissuto e stiamo vivendo, adesso diventa un po' più noioso. Cioè il fatto stesso, per esempio, io parlo del mio mestiere, di non trovarsi più con le persone in presenza, di dover fare conferenze stampa sempre online, stare davanti al computer tutto il giorno a seguire le cose, sta diventando particolarmente difficile. Questo però vale per tutti i lavori, ma non vuol dire che una parte di quanto è stato fatto per rimediare al fatto che non ci si poteva muovere, possa diventare, parte del mondo che sta per arrivare, no? Lo smart Certo. working non sarà al 100%,
stare a casa tutto il giorno a lavorare non è possibile, no? Anche per la nostra salute mentale, però sicuramente ci aiuterà in molte cose che faremo, no? Quindi potremo vedere le persone, ma nello stesso tempo se avremo bisogno magari un giorno di stare a casa a lavorare, potremo farlo. Certo, beh Marco, sei d'accordo con me, tu, insomma tu poi ancora di più perché ti occupi di questi temi, che la prima cosa che dovremo fare quando ci sarà un po' più di ordine intorno a noi è definire bene i termini smart working, lavoro agile, insomma, perché chiaramente adesso in questo anno abbiamo dovuto necessariamente per emergenza, no, mettere in atto alcune pratiche che magari prima non avevamo preso in considerazione. Quindi bisognerà partire da lì per capire quali potenzialità può offrire al nostro mondo lavorativo anche quella parte di lavoro lì che prima, diciamo così, era un po' ai margini, no? Insomma, poche aziende, per esempio, avevano avviato proprio l'iter e questi procedimenti, ecco, altre l'hanno dovuto fare un po' in emergenza. Ma guarda, sicuro, innanzitutto bisogna mettere a posto i termini, nel senso che noi parliamo di smart working, anch'io ne ho parlato, ma in realtà la dizione esatta sarebbe remote working. Allora diciamo che lavoro agile effettivamente potrebbe essere una definizione più consona a quello che stiamo dicendo. Ovvio che il processo era già cominciato, ci sono grandi aziende, faccio un esempio su tutte, ma può valere per qualsiasi persona, qualsiasi genere di persona, no? Molte, per esempio, io prendo sempre come esempio Microsoft Italia, che è stata la prima grande azienda che ha sposato in toto il remote working, e non a caso la percentuale maggiore di manager in questo momento di Microsoft Italia sono donne, perché hanno avuto la possibilità di poter lavorare, fare carriera, ma nel contempo avere la necessità appunto di gestire per certe cose la famiglia. Ma vale anche il discorso in contrario, cioè vale anche il fatto che appunto per fare in modo che anche il lavoro femminile abbia uno sviluppo, anche gli uomini, per esempio i mariti, i compagni, insomma, possano stare a casa ai giorni a gestire la famiglia. Quindi è una rivoluzione sicuramente sociale e culturale. E poi sarà anche un po' una rivoluzione probabilmente economica su certe cose. Io ricordo di aver una volta fatto una lezione con un professore che si occupa dei futuro, che disse una cosa che mi è rimasta in mente, cioè mi disse che la fine del Concorde, il famoso aereo supersonico che portava da Parigi a New York in poco meno di 4 ore, non è stato l'incidente che ha provocato appunto la fine dei voli di quel tipo di aereo, ma è stata internet, perché non c'era più l'utilità di spendere tanti soldi per andare in 3 ore e mezza da Parigi a New York, quando lo puoi fare praticamente quasi gratis in un secondo con il computer. Eh sì, esatto. Diciamo che magari con aiuti ad hoc e anche competenze che possano essere sviluppate da parte di tutti, può essere assolutamente una partenza più democratica, no? Con la quale misurarsi per reinventarsi, perché poi questa è la parola che abbiamo utilizzato. Diciamo che la tecnologia, azzardo, dimmi tu però se è troppo esagerato, può essere definita un po' al servizio del bene proprio per monitorare le nuove condizioni da cui poi appunto dovremmo ripartire quando speriamo l'emergenza principale sarà archiviata, no? Ecco, per capire anche quali saranno i nuovi mestieri, i nuovi lavori, cioè per dire, insomma, va bene, rialziamoci e però ripartiamo col piede giusto. La tecnologia è un mezzo e come tutti i mezzi vengono utilizzati, possono essere utilizzati bene o male. L'esempio classico che si fa è che l'energia nucleare è nata per dare energia pulita e a minor costo alle grandi città, alle persone, e poi è diventato un mezzo di distruzione di massa con la bomba atomica, ma nel contempo oggi viene utilizzata per curare i tumori. Quindi il mezzo di per sé è una grande invenzione, il problema è come noi lo utilizzeremo. A mio modestissimo modo di pensare, questo è davvero, come dicevo prima, il grande momento in cui sfruttare la tecnologia per la riqualificazione delle persone. Ci sono categorie di persone, di generazioni di persone, perché non solo i ragazzi oggi, io ho 3 figli che studiano e che non sanno probabilmente ancora anche quello che sta andando all'università, che lavoro farà tra qualche anno, probabilmente perché quel lavoro ancora non esiste.
ma ci sono generazioni di persone che hanno 40, 50 anni, che in un altro tempo sarebbero stati mandati fuori dal mondo del lavoro, che invece si possono riqualificare e possono ricominciare in un settore magari che non era il loro fino a poco tempo fa perché hanno studiato. Ecco, in questo momento io se dovessi puntare e dovessi, se avessi un minimo, come dire, di potere da poter sfruttare, farei un grande programma di formazione e riqualificazione con la tecnologia per dare la possibilità a tutti di avere un futuro e un lavoro e benessere ovviamente sociale. Certo, assolutamente sì. Bene, Marco Lombardo, grazie. Noi ti seguiamo naturalmente sul giornale e su questi temi che insomma approfondisci ogni giorno e poi magari tra un po' facciamo un altro check qui da noi per capire magari più nel dettaglio, anche in base a quello che tu, ripeto, segui ogni giorno per capire come stare al passo con i tempi, perché Mi poi permetto di segnalarti che oltre al giornale, ovviamente, per il quale lavoro da 30 anni, quindi ovviamente mi fa molto piacere dirlo, anche un sito di tecnologia si chiama trametech.it, così almeno per chi Certo, vuole seguire queste tematiche può tra me venire. tech, bellissimo, assolutamente, ti seguiamo anche lì, assolutamente sì. E poi appunto magari tra virgolette ti sfrutteremo un po' come si deve sfruttare la tecnologia in senso buono per capirne di più anche noi. Grazie mille allora per questo primo Buona giornata aiuto. e buon lavoro. Grazie a Marco Lombardo, collega.